Oggi a Roma, 28 maggio, migliaia di lavoratori della scuola, rossi di rabbia e rossi di indignazione contro un disegno di legge che vuole affossare definitivamente la scuola pubblica italiana. Un disegno di legge che, se approvato, rappresenterà solo un favore alle lobby private e agli enti religiosi. Una scuola, un progetto di scuola che tradisce il dettame della Costituzione. Una scuola di parte che sarà realizzata attraverso un preside che sceglierà gli insegnanti e approverà lui stesso il progetto educativo della scuola. Un disegno di legge retto solo da una propaganda inutile che dichiara di destinare centinaia di milioni, ma in realtà in questo paese si continua a spendere per le spese militari e basterebbe non acquistare due F-35 cacciabombardieri per investire sulla scuola pubblica. E ancora una volta una propaganda vigliacca che racconta che saranno assunti decine di migliaia di precari, quando invece si sarebbe potuto fare lo stesso più velocemente con un decreto. Il governo Renzi ne approva tanti di decreti, invece in questa volta c'è il ricatto della riforma della scuola, prendere tutto o lasciare. Non facciamoci intimorire da chi vuole distruggere la scuola della Costituzione, la scuola di Don Milani, la scuola di tutti, la scuola democratica. Chiediamo ai cittadini, ai genitori, a tutti gli italiani di scendere in piazza e difendere la scuola pubblica, rappresenta il futuro dei nostri figli, delle prossime generazioni.